Questo è il punto brioche a due colori. Come puoi vedere, è un punto elastico molto carino che ha un colore principale e un colore di contrasto. Mi sento di avvertirti che è difficile raccogliere le maglie, cioè se perdi qualche maglia, rischi di sfasciare veramente tutto e di dover iniziare da capo. Quindi l'accorgimento è questo. Prendi un filo che non siano questi due di contrasto della lavorazione, prendi un filo che sia di contrasto e con un ago da lana passa attraverso queste maglie il filo salvavita e attacca un'etichetta a questo filo con scritto su a che ferro, a che giro sei arrivata. Poi riprendi la lavorazione e continui ad andare su e nel caso cadesse qualche maglia, quando sfasci tutto ti ritrovi come nel caso adesso che hai questo filo che ti tiene le maglie e piano piano rinserisci il ferro attraverso le singole maglie e riprendi la lavorazione sapendo appunto a che giro corrispondeva. Il brioche stitch è inoltre particolare perché il lavoro non va sempre girato, quindi una volta che hai finito a lavorare qua non va girato sempre così, ma va anche passato. Passato vuol dire passato da un ferro all'altro e ti conviene lavorare quindi con un ferro doppia punta o un ferro circolare come questo. Penso di averti detto tutto per prepararti alla lavorazione e vediamo insieme come si fa il brioche a due colori. Ho montato una serie di maglie dispari con il colore principale. Ora prendo il colore di contrasto e con questo vado a fare la lavorazione di setup del giro. Quindi passo la prima maglia come se fosse lavorata dritta, ma senza lavorarla, stringendo bene i fili. Poi lavoro a dritto la maglia successiva e la lavoro con il colore di contrasto. Sistemo i fili ovviamente perché non ci va di fare un macello. Passo il filo sul davanti e passo una maglia. Lavoro una maglia a dritto. Passo il filo sul davanti, passo una maglia e lavoro a dritto. Passo il filo sul davanti, passo una maglia, lavoro a dritto questa maglia che mi è scappata. Passo sul davanti il filo, passo una maglia, lavoro a dritto e poi passo di nuovo davanti, passo una maglia, lavoro a dritto. Passo e lavoro le ultime due maglie a dritto. Questo era il giro di setup e l'abbiamo concluso in questo verso. La lavorazione brioche a due colori è particolare perché il giro non va girato, ma bensì la lavorazione va spostata all'altra punta e così facciamo. Cerco di fare meno rumore possibile con il metallo. Ok. E con il colore principale lavoro il primo giro. Quindi passo la maglia come se fosse al rovescio senza lavorarla. E poi lavoro al rovescio le altre due. Passo una maglia e lavoro al rovescio le altre due. Questo fino alle ultime due maglie. Quindi passo e lavoro al rovescio. Passo e lavoro al rovescio. Come vedi, questo tenere sul davanti il filo, passare la maglia e girare intorno al ferro crea una maglia aggiuntiva. Questo arrivate alle ultime due maglie, passiamo la penultima e lavoriamo
al rovescio l'ultima. A questo punto possiamo girare il lavoro e con il colore di contrasto, quindi quello più chiaro, spostiamo una maglia al rovescio senza lavorarla. Lavoriamo due maglie al rovescio insieme. Passo una maglia e lavoro le altre due al rovescio girando questo filo intorno al ferro. Quindi passo, giro e lavoro al rovescio. 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 Passo, giro, lavoro al rovescio e lavoro l'ultima maglia al rovescio. Anche questa volta non si gira il lavoro, ma si sposta. Quindi vado dall'altra parte, riprendo il ferro e lavoriamo con il colore principale, che è il lilla. Passiamo a come se lavorassimo a dritto il filo. Portiamo il filo sul davanti, passiamo una maglia e lavoriamo le altre due maglie a dritto. Filo sul davanti, passiamo una maglia, lavoriamo due a dritto. Questo fino alle ultime due. Arrivata alle ultime due, con il filo davanti passo una maglia e lavoro a dritto l'ultima. Questa volta giro il lavoro usando il filo di contrasto, quello più chiaro, quindi passo una maglia come se lavorassi a dritto, ma senza lavorarla, due maglie a dritto insieme, filo sul davanti, passo una maglia e lavoro due insieme. Continuo così fino alle ultime tre. Quindi passo una maglia, lavoro due insieme, passo una maglia, lavoro due insieme, passo il filo sempre sul davanti, la maglia e lavoro due insieme. Passo l'ultima maglia, lavoro due maglie insieme e lavoro l'ultima maglia a dritto insieme, cioè e lavoro l'ultima maglia a dritto, appunto. Anche qua non giro il lavoro, ma lo risposto dall'altra parte. E riniziamo la lavorazione dei vari giri da capo, quindi con il colore principale passo una maglia come se fosse rovescia, passo di nuovo una maglia con il filo sul davanti, giro il filo intorno al ferro e lavoro al rovescio queste due maglie insieme. Passo, giro il filo, lavoro al rovescio. Passo, giro il filo, lavoro due al rovescio. Passo, giro il filo e lavoro due al rovescio. Passo, giro il filo e lavoro due al rovescio. Passo, giro il filo, lavoro due al rovescio e le ultime due di nuovo facciamo
Passo una e una al rovescio girando il filo intorno al ferro. Ok. Giro il lavoro e con il filo di contrasto vado a passare come se fosse rovescio alla prima maglia, lavoro al rovescio le altre due insieme, passo, giro il filo intorno al ferro e lavoro al rovescio. Quindi passo, giro il filo e giro il filo e lavoro due al rovescio. Passo, giro il filo, lavoro due al rovescio. Passo, giro il filo e lavoro due al rovescio. Passo, giro il filo, lavoro due al rovescio. Passo, giro il filo, lavoro due al rovescio. Poi lavoro l'ultima anche al rovescio. Non giro il lavoro, ma lo sposto. Con il colore principale sposto la maglia, la passo come se fosse lavorata dritto. Il filo sul davanti, passo il filo e lavoro due a diritto insieme. Passo il filo, passo la maglia e lavoro due a diritto insieme. Passo il filo, passo la maglia e lavoro due insieme. Passo il filo e la maglia, due insieme. Passo il filo e la maglia, due insieme. Passo il filo e la maglia, due insieme. Passo il filo, la maglia e lavoro un dritto. Giro il lavoro. E con il colore di contrasto passo una maglia come se fosse a dritto. Lavoro due maglie insieme a dritto. Passo il filo sul davanti, passo una maglia, lavoro due maglie a dritto insieme. Passo il filo sul davanti, passo una maglia, lavoro due maglie insieme a dritto. Passo il filo sul davanti e passo una maglia, passo, lavoro due maglie a dritto sul davanti, filo sul davanti, passo la maglia, lavoro due maglie a dritto, filo sul davanti, passo una maglia, lavoro due maglie a dritto, filo sul davanti, passo una maglia, lavoro due maglie insieme e l'ultima maglia a dritto. Questa era la seconda ripetizione del giro. E come puoi vedere, inizia a prendere forma.